come amministrazione abbiamo appoggiato volentieri l'iniziativa proposta su Cosimo degli Alberi, quindi aver coinvolto un artista come Michele Fabbricatore, aver realizzato un volume così bello è qualcosa che arricchisce la nostra città. Ma è una bellissima iniziativa alla quale abbiamo dato il nostro contributo, come facciamo da anni, per valorizzare il nostro territorio. Questa ci fa oltremodo piacere che si tratta del verde, dei vivai, perciò Pistoia la fa sicuramente da protagonista. Nel libro passano diverse idee, più o meno velate, diciamo. Comunque una delle idee principali è l'idea della fioritura, intesa come fioritura interiore, no? Ognuno di noi ha un luogo dove può dare il meglio di sé, può esprimere il meglio di sé, e ognuno ha il, diciamo, diritto quasi di dovere di cercare questo luogo in cui possa esprimere il proprio meglio. Ma anche appunto richiamo all'originalità, a guardare le cose dalla prospettiva autonoma, quindi Cosimo, un po' come i bambini, è un personaggio che si meraviglia, che ha un candore, una grande immaginazione, quindi riesce a vedere anche le cose dove non ci sono, oppure a, diciamo, dare una nuova vita anche a quei luoghi, quelle circostanze che magari sembrerebbero ovvie.